Giunta alla sesta edizione, sabato scorso Vignette in Vigna, organizzata a Bubbio dall'azienda vitivinicola Torelli, è stata ricca di spunti ed interessanti rivelazioni. Grazie a Gianfranco Torelli, che è anche vicepresidente di Coldiretti Asti, i visitatori hanno potuto passare un pomeriggio in totale relax in mezzo alla natura e fra i vigneti biologici. Hanno degustato i vini di Cantina Torelli e i prodotti dell'associazione Robin, come le robiole Roccaverano DOP, i salumi, i mieli e le focacce da grani antichi. Sempre originale e appagante l'abbinamento culturale che dà il nome alla manifestazione Vignette in Vigna, grazie alla cura e all'impegno del magistrale fumettista Roby Giannotti. Quest'anno, oltre alle vignette satiriche, erano dislocate lungo il percorso le sagome delle vignette tratte dal libro della storia del primo vino biologico d'Italia, il Moscato d'Asti DOCG di Torelli. Edizione 2020 è un'avventura che abbiamo cominciato con Roby 6 anni fa, una mostra in vigna di vignette. In realtà la similitudine non è casuale, perché vignetta prende proprio il nome dalle cornici che facevano alla fine dell'Ottocento, che erano previste con tralci presi dai vigneti. Quindi le vignette che tornano nel loro posto d'origine, un bel colpo di colore all'interno delle nostre vigne biologiche qui a Bubbio. Ogni anno per l'inaugurazione organizziamo qualcosa di nuovo. Abbiamo fatto il sentiero della Tota Vinvera, abbiamo fatto la vignetta più lunga d'Italia, l'anno scorso abbiamo presentato il libro, la storia fumetti del primo vino bio, quest'anno abbiamo presentato queste sagome, le sagome dei personaggi del libro e questo matrimonio col progetto Robin, Robiola e dintorni, progetto che vede capofila il consorzio per la Robiola di Roccaverano e i dintorni, le aziende agricole del territorio che sposano la Robiola di Roccaverano con le loro eccellenze. E come diceva Gianfranco, quello che possono sembrare delle semplici battute, in realtà l'umorismo, quello fine, solare, che valorizza il prodotto del territorio, si lega molto allo spirito del vino. I prodotti che nascono in questo territorio ispirano al benessere, allo stare bene. E anche il sorriso, e in questo periodo sono come delle medicine e si uniscono molto, molto bene. È un'iniziativa originale all'avanguardia, uniamo il benessere al benessere dello spirito, a quello del gusto e dei sapori in un territorio che è fantastico. Questa manifestazione sta diventando una cosa veramente importante per i produttori in maniera particolare. Il territorio va valorizzato con queste iniziative e noi siamo i primi sul campo a sponsorizzare questo tipo di rassegne che sono sì di nicchia, ma molto importanti per il nostro territorio, che ha prodotti di nicchia, come la robiola, come il vino, come le nocciole, come i nostri dolci.